One Podcast. Have a nice trip. Drive carefully. Trump 2, la vendetta, potrebbe essere il film di uno dei vecchi colossal dell'horror di qualche anno fa. In questo film si aggirano i troll, c'è la critica Garber che dice ormai gli americani vivono in una trollocrazia perché Musk e Trump sono dei troll, sapete, quegli utenti dispettosi, riverenti, insolenti, insopportabili che popolano la rete. E c'è chi invece dice che le elezioni americane sono state decise sulle piattaforme delle criptovalute come Polymarket, con il misterioso Theo che ha vinto 50 milioni di dollari perché ha scommesso su Donald Trump. Io sono Gianni Riotta e questo è Riottoso, il vostro GPS nel labirinto della cattiva informazione. Thank you very much. Wow. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Nel 1940 lo scrittore Elio Vittorini fece tradurre in italiano un bellissimo libro dello scrittore americano, armeno-americano William Saroyan, Che ve ne sembra dell'America? Bene, la domanda del titolo di Saroyan, Che ve ne sembra dell'America, è oggi recitata negli Stati Uniti, che hanno riletto martedì 5 novembre Donald Trump e il suo vice J.D. Vance alla Casa Bianca contro la vicepresidente democratica Kamala Harris e il suo vice Tim Walz. Che ce ne sembra dell'America? Se lo chiedono ovviamente per primi i cittadini che hanno rimandato Trump alla Casa Bianca con entusiasmo, con grande passione, quelli che militano nel suo movimento MAGA, Make America Great Again, e invece con grande angoscia, con grandi paure, quelli che si sono opposti alla sua rielezione. Solo il presidente Cleveland era riuscito a tornare alla Casa Bianca dopo essere stato battuto in una precedente elezione e avere servito da presidente alla Casa Bianca, e questa impresa storica è riuscita sulle ali dell'entusiasmo del movimento conservatore a Donald Trump. Vediamo adesso cosa il mondo farà dopo la sua rielezione, vediamo come reagiranno gli americani e vediamo insomma come suona oggi nel XXI secolo la domanda di William Saroyan: che ve ne sembra dell'America? Filippo Cappelli, del Master di Giornalismo della LUIS, parla delle ripercussioni che il ritorno di Trump alla Casa Bianca avranno sull'economia, negli interni e negli esteri del grande paese americano. Quattro anni dopo la fine del suo primo mandato alla Casa Bianca, l'ambizione del nuovo presidente americano, Donald Trump, non è cambiata. America first, gli Stati Uniti prima di tutto, e per costruire una nuova età dell'oro ha sfoderato una serie di promesse su più temi. Uno dei più decisivi per la vittoria su Harris è stato la lotta all'immigrazione. La priorità è sigillare i confini. Finire di costruire il muro con il Messico, però, non basta più. Il problema sono gli 11 milioni di immigrati irregolari già presenti nel paese, che lui vuole espellere con un programma di deportazione di massa senza precedenti. Per combattere l'inflazione, Trump imporrà pesanti dazi su importazioni di merci straniere, penalizzando Cina ed Europa. Nel settore energetico, lo slogan è Drill Baby Drill,
perforazioni nell'Artico a tutto spiano, in cerca di petrolio e gas, e con il ricavato abbassare le tasse. E non sarà certo la preoccupazione per l'inquinamento a fermare The Donald. Per lui, che da presidente revocò centinaia di leggi ambientali, il cambiamento climatico è un'enorme bufala e non tarderà a tirar fuori, di nuovo, gli Stati Uniti dagli accordi di Parigi del 2015, vanificando l'impegno al phasing out, l'abbandono progressivo dei combustibili fossili. E in politica estera? Il tycoon sostiene di poter risolvere la guerra in Ucraina in 24 ore, ma non ha mai precisato come intende farlo. Potrebbe diminuire il flusso di aiuti militari ed economici a Kiev, spingerla ad accettare di perdere alcuni territori nei negoziati di pace a vantaggio di Putin. Sullo sfondo, la minaccia di lasciare la NATO, un'alleanza per lui sbilanciata a favore degli Stati europei che approfitterebbero della protezione americana. Convinto sostenitore di Israele, Trump chiederà al premier Netanyahu di allentare le operazioni a Gaza e in Libano per riprendere gli accordi di Abramo allargandoli all'Arabia Saudita. Promesse generiche, spesso poco chiare, ma che profilano un secondo mandato Trump all'insegna del protezionismo e della deregolamentazione spregiudicata. Abbiamo oggi una serie di ospiti che ci aiuteranno a capire questo evento storico. Cominciamo con Nathalie Tocci, è la direttrice dell'Istituto Affari Internazionali e una delle massime esperte italiane di politica estera. Questa seconda elezione di Donald Trump avrà delle implicazioni fortissime per l'Europa, probabilmente più di qualunque altra regione al mondo, naturalmente salvo gli Stati Uniti stessi. E le implicazioni variano dall'economia alla sicurezza alla tenuta della democrazia stessa in Europa. Da un punto di vista economico, lo sappiamo già, Trump ha l'intenzione di aprire un nuovo fronte, diciamo, nella guerra commerciale con l'Europa, aumentando tra il 20, 30, 40, fino ad arrivare forse addirittura al 60% dei dazi su prodotti europei. Naturalmente questo si inserisce in un contesto in cui l'Europa è già di fatto in una guerra commerciale con la Cina, l'abbiamo visto con la vicenda delle auto elettriche, e quindi l'Europa si ritroverebbe, diciamo, in una guerra su due fronti commerciale. A questo aggiungiamo la sicurezza, naturalmente a partire da quello che accadrà in Ucraina, da un lato con il rischio, o meglio la minaccia, di un disimpegno repentino degli Stati Uniti al sostegno all'Ucraina, ma anche l'effetto che avrà politicamente sull'Europa, perché c'è la possibilità, anzi insomma la probabilità, che alcuni paesi europei mantengano la barra dritta sull'Ucraina, mentre invece altri magari saranno tentati a seguire la direzione intrapresa da Donald Trump, in cui essenzialmente si va ad equiparare pace con resa. Quindi c'è un tema di sicurezza, c'è un tema più specifico anche di difesa, perché è evidente che noi sappiamo che Trump ha il suo vecchio pallino delle spese per la difesa, e quindi qua tutti i riflettori puntati in realtà proprio su un paese come l'Italia, che oramai si ritrova praticamente quasi solo, sicuramente il solo grande paese europeo che spende molto al di sotto del 2% del PIL sulla difesa. Ultimo ma non ultimo, la tenuta della democrazia. È evidente che quello che è accaduto negli Stati Uniti, o meglio quello che accadrà, molto probabilmente accadrà negli Stati Uniti, e penso all'erosione della separazione dei poteri, i diritti civili, la libertà dei media. Nei film della paura si potrebbe immaginare Trump 2, la vendetta, come in certi horror colossal di qualche anno fa. Ma cercando di restare qui su Riottoso con i piedi a terra, abbiamo chiesto a Marta Dassù, già sottosegretaria agli affari esteri in Italia, adesso senior advisor per gli affari europei ad Aspen Institute, di capire che cosa davvero ci dobbiamo aspettare come europei e come resto del mondo da Trump alla Casa Bianca. Trump
Ha vinto trionfalmente le elezioni e adesso deve scegliere gli uomini chiave della sua nuova amministrazione. Nel suo primo mandato, fra il 2016 e il 2020, Trump si era circondato di gente di Wall Street, di generali in pensione che si sono dimessi o sono stati dimessi a ripetizione. C'erano comunque, per parlare in gergo, degli adulti nella stanza, ossia persone con esperienza di governo. Questa volta Trump eviterà come la peste il deep state e punterà sul criterio della fedeltà, saranno al potere i lealisti, con l'idea che non abbiano nel Senato controllato dai repubblicani problemi di conferma. E non parlo solo della October Surprise della campagna elettorale di Elon Musk, che guiderà una nuova commissione sull'efficienza del governo, incaricata di condurre un audit completo del governo federale e di proporre riforme radicali. È un caso limite di alleanza fra grande potere tecnologico finanziario, la nuova tecno-oligarchia descritta dalla RAND Corporation, e potere politico. Guardiamo anche un po' più in giù, alla gestione della politica estera. Trump la condurrà in ogni caso in modo personale e non prevedibile, nella convinzione di avere dentro di sé l'arte del deal-making e l'impostazione giusta, la pace attraverso la forza. È abbastanza probabile che diventerà segretario di Stato Rick Grenell, discusso ambasciatore in Germania durante la prima amministrazione di Trump e poi direttore dell'intelligence nazionale. Per capire il personaggio, basti ricordare che Grenell, proprio poche ore dopo aver presentato le proprie credenziali in Germania, intimava su Twitter alle imprese tedesche di chiudere immediatamente gli affari con l'Iran e Nord Stream 2, argomenti peraltro giustificati nella sostanza, ma non nella forma, e questo fu solo l'inizio di un rapporto molto poco diplomatico, caratterizzato da minacce di ritirare le forze americane dalla Germania se non fossero aumentate le spese militari tedesche. In un'intervista del marzo scorso, Grenell ha sostenuto che il segretario di Stato deve essere un duro, lo cito fra virgolette, e possibilmente, lo cito ancora fra virgolette, un figlio di puttana, riuscirà in entrambe le cose. Peccato che il mondo sia intanto diventato molto più rischioso e complicato, così rischioso e complicato da consigliare anche all'America e non solo a noi stessi di esercitare queste virtù contro i nemici comuni piuttosto che fra alleati. Sia intanto diventato molto più rischioso e complicato. Così rischioso e complicato da consigliare anche all'America e non solo a noi stessi di esercitare queste virtù contro i nemici comuni piuttosto che fra alleati. Una volta, e l'ho raccontato in un articolo su Repubblica, Donald Trump con un suo amico e una modella che allora piaceva molto all'imprenditore Trump volarono verso Atlantic City, dove Trump aveva e ha una serie di casinò, e l'amico disse: "Ma che ce ne andiamo a fare? Ci sono solo white trash vuol dire spazzatura bianca, ed è il nome che è dispregiativo, che si dà in America ai bianchi poveri." Allora la modella, che era straniera, chiese a Donald Trump: "Che vuol dire white trash? Che vuol dire spazzatura bianca? E chi sono?" E Trump rispose: "Niente, niente, è gente assolutamente come noi, solo che non hanno soldi." Bene, oggi white trash, i poveri bianchi, hanno votato in massa per Donald Trump, e quando guardate le statistiche vedete che i maschi bianchi hanno votato al 59% per Trump, solo al 39% per Kamala Harris, le donne bianche in larga maggioranza, 52 per Trump e 47 ad Harris. Pensate, la Harris era ingenuamente convinta che sollevare il tema del divieto dell'aborto in tanti stati dopo la decisione della Corte Suprema, con tre giudici nominati da Donald Trump di dissolvere la storica sentenza Roe vs. Wade, che dava diritto all'aborto, avrebbe mobilitato le donne, soprattutto le donne dei quartieri residenziali bianche, alle urne. Non è così, le donne bianche hanno eletto Trump. Gli afroamericani e le afroamericane hanno scelto Harris, ma in misura minore di quanto non avessero fatto 4 anni fa
con Joe Biden, ma invece la vera slavina, il vero insuccesso è stato raccolto da Harris fra gli ispanici, i latini, i cittadini e gli elettori che vengono da Cuba, dal Centro America, dal Sud America. Ci si aspettava che gli insulti durante un comizio di Trump e di un comico celebre contro i portoricani potessero avere effetto, invece niente da fare. Latini, latinos, sudamericani hanno votato in larga maggioranza per Trump. Le donne latine sono andate con Harris, ma non in misura sufficiente a cancellare il voto dei maschi. C'è stato un deputato e oggi senatore americano, Jim Banks, repubblicano, che già nei giorni della sconfitta 4 anni fa di Trump contro Biden, in un suo pamphlet, in un suo libretto dal titolo Il partito repubblicano e il partito della classe operaia, aveva spiegato allo stato maggiore di Trump che operai, fattorini, impiegati, bidelli, guardiani, tutti quelli che fanno lavori semplici, che fanno lavori che non hanno bisogno di una laurea, ma che hanno soltanto bisogno di un diploma di scuola inferiore o superiore, avrebbero votato per Trump e lo avrebbero appoggiato. E soprattutto Banks ha spiegato allo stato maggiore di Trump che tra gli ispanici, tra i lavoratori bianchi tradizionali, tutto il movimento democratico per i diritti civili, gender, LGBTQ, sull'aborto, i transessuali, è stata eletta la prima deputata transessuale adesso negli Stati Uniti. Bene, questo attivismo sui diritti nuovi in realtà spaventa la base classica dell'elettorato americano, soprattutto quella vicina alla Chiesa Cattolica e soprattutto quella vicina alla Chiesa Cattolica anti-Bergoglio, ma anche tutto il movimento degli evangelici, tutto il movimento protestante, anche in chiese afroamericane, che poi alle urne sono andate e si sono ribellati. E questo è stato insieme alla rivolta degli elettori arabi che hanno votato per la verde Jill Stein pur di non appoggiare Harris, che ritengono non difenda abbastanza i diritti dei palestinesi a Gaza e in Medio Oriente. Bene, questo dissenso popolare ha portato Trump alla Casa Bianca, però lo ha portato anche qualcosa che i democratici non avevano compreso, e cioè che le politiche neoliberiste, le politiche di apertura dei mercati, le politiche di investire nell'innovazione, nella tecnologia, e che tanto successo hanno portato agli Stati Uniti economico in questi anni, però non hanno premiato chi non ha le tecniche moderne, le tecniche capaci di avere un posto di lavoro nella tecnologia. E allora questi lavoratori più semplici, che vedono il loro status minacciato dall'inflazione, si sono rifugiati nel voto a Donald Trump, che ha saputo con la sua comunicazione entusiasmarli, mobilitarli, appassionarli e portarli alle urne, alle giorni. La notte elettorale in Italia, Stati Uniti Italia, è stata un'orgia di commenti, di show televisivi, devo dire qualcuno molto azzeccato, qualcuno meno azzeccato, si sono sentite anche un po' delle esagerazioni da tutte le parti. Potrei fare un po' l'elenco degli horror detti nella foga elettorale dei commenti, ma ci sarà tempo per un ragionamento più quadrato. Sentiamo da David Parenzo dell'Aria che tira qual è davvero la lezione che possiamo trarre da questa straordinaria saga politica delle elezioni del 5 novembre negli Stati Uniti. Vedo che secondo alcuni primi studi l'identikit dell'elettore di Donald Trump rispetto al 2020 è cresciuto soprattutto tra i latinos e i cattolici. E questo sicuramente è il primo dato che più colpisce e che più dovrebbe far riflettere. Ma non è tutto. Donald Trump, certo, non ci piace, in particolare a noi europei, non ne capiamo il senso quando parla con quel linguaggio da bar, quando insulta le donne,
meme, quando fa i suoi balletti, quando dice che gli immigrati mangiano i cani. Insomma, è per noi una persona totalmente incomprensibile nel linguaggio, nei modi, nella proposta politica. Però potrebbe accadere quello che Moshe Dayan, celebre comandante israeliano, chiamava il famoso effetto cane pazzo. Cosa sosteneva Moshe Dayan? Moshe Dayan diceva che sostanzialmente i nemici mi devono percepire come un cane pazzo, cioè come una persona imprevedibile. Ecco, questa imprevedibilità potrebbe essere la vera variante Trump. Cioè lui sì, certo, è un miles gloriosus, è un fanfarone, ha promesso e detto mille cose, ma poi alla fine, arrivati al momento di decidere, non farà, speriamo, tutto quello che ha promesso. Cioè il cane pazzo è, diceva Moshe Dayan, un grande deterrente, perché se i nemici vi percepiscono come imprevedibile, staranno più attenti a fare qualunque tipo di mossa. Ecco, quello che secondo me ci si deve augurare è intanto che Trump non faccia davvero tutto quello che ha promesso, e poi che questo essere un cane pazzo faccia abbassare la tensione sia sul fronte ucraino sia sul fronte medio orientale. Il neopresidente Donald Trump ha promesso dazi, tariffe contro l'Europa, contro i paesi che esportano, a suo dire, in un modo illegittimo, in un modo eccessivo negli Stati Uniti. Ha promesso di punire i paesi che rubano, come dice, il lavoro agli operai americani, che lo hanno votato in grande massa, cioè soprattutto la Cina, il Messico, ma anche un po' più tacitamente l'Unione Europea. Abbiamo chiesto all'economista Fabio Natalucci, già vice direttore del Fondo Monetario Internazionale e adesso analista ad Andersen, di chiarirci quali saranno gli scenari economici del futuro. I mercati finanziari nei giorni precedenti le elezioni avevano scommesso su una vittoria dei Trump alle elezioni presidenziali e dei repubblicani. Lo si vedeva nell'impatto su una serie di variabili finanziarie. I tassi di interesse sono aumentati in sincronia con le probabilità di una vittoria di Trump nei mercati dove si poteva scommettere sui risultati delle elezioni. L'aumento delle aspettative di inflazione sarebbero aumentate come risultato delle tariffe e politiche restrittive in termini di immigrazione. Un apprezzamento del dollaro dovuto a un aumentare del differenziale tra i tassi di interesse americani e per esempio quelli europei, così come un differenziale in termini di crescita, quindi l'eccezionalismo americano. Lo si è visto nell'aumento dei prezzi delle azioni, supportato da aspettative di tasse più basse, meno regolamentazioni, con importanti differenze settoriali, e in aumento per esempio del Bitcoin. Questi trend sono stati poi amplificati questa mattina quando è risultato chiaro che Trump sarebbe stato dichiarato il vincitore. Per esempio, il decennale americano è salito di altri 20 punti base a 4,45, circa la metà di quello è un aumento delle aspettative inflazionistiche. L'S&P 500 è aumentato di un altro 2%, il dollaro si è apprezzato di 1,7% e Bitcoin ha raggiunto livelli record. Ovviamente non è solo una vittoria repubblicana, c'è anche la resilienza dell'economia americana. Cresciuta al 2,8% nel terzo trimestre, l'inflazione continua a scendere e forte crescita della produttività. Che significa questo in termini di politiche? In termini di politiche significa che probabilmente il fiscal outlook degli Stati Uniti, quindi il deficit degli Stati Uniti, continuerà a rimanere ampio, è già al 6-7%. E potrebbe addirittura aumentare se verranno implementate tasse, tagli alle tasse, quindi l'estensione alle tasse alle famiglie implementate nel 2017, e altre proposte come l'esclusione per esempio di Social Security o il pagamento di interessi sui prestiti per le macchine e così via. Un'altra differenza, un altro punto importante in termini di politiche protezionistiche, mercantilistiche, quindi un'aspettativa che si continui con tariffe e politiche industriali. Parte della discussione delle proposte del candidato Trump erano un 60% di tariffe verso la Cina e 10% di tariffe universali. Si tratterà di vedere se saranno solo tattiche negoziali o verranno implementate. Ci saranno anche importanti implicazioni per quanto riguarda le politiche migratorie, quindi risultati un impatto negativo sulla forza lavoro. E queste due misure, sia politica fiscale che continua a essere forte, quindi la crescita che continua, sia politiche di commercio e politiche dell'immigrazione, potrebbe avere un impatto sull'inflazione, quindi inflazione che continua a rimanere alta, e implicazioni soprattutto per la politica monetaria e aspettative che i tassi di interessi americani rimangano alti. Ovviamente la sequenza e il tempo di questa amministrazione Trump 2 potrebbe essere diversa da quella della Trump 1, soprattutto se i repubblicani controllano il congresso, è possibile che vengano implementate le tariffe per
esempio l'immigrazione subito, ma seguito da possibili implicazioni sulle tasse. Che significa tutto ciò per l'Europa? Allora, una politica fiscale espansiva e crescita forte significa differenziare i tassi di interesse e potrebbe mettere più pressione sulla Banca Centrale Europea, rendere la vita della Banca Centrale Europea più difficile, soprattutto se il tasso tra il dollaro americano e l'euro si muove in favore del dollaro, quindi un deprezzamento dell'euro. Stamattina il dollaro è passato da 1,095 a 1,07, quindi un indebolimento dell'euro significa pressioni inflazionistiche. C'è un impatto per quanto riguarda la deregolamentazione, per esempio, pensando alle banche e all'implementazione del Basel III, e l'impatto che potrebbe avere sulle azioni della difesa europea. Un altro modo di pensare è che cosa significa per l'Europa, se c'è bisogno di più Europa, pensando alle proposte del rapporto di Draghi, quindi in termini di politiche climatiche, che ovviamente la politica energetica americana potrebbe essere diversa rispetto a quella dei democratici, meno enfasi sulle rinnovabili, più enfasi su petrolio e gas. Per quanto riguarda la difesa, se l'Europa si deve muovere in direzione di prendere più responsabilità sulla difesa e soprattutto l'innovazione. Quindi sarebbe importante implementare la raccomandazione del rapporto Draghi e in aggiunta realizzare il mercato unico dei capitali. C'è bisogno di capitale di rischio nel mercato azionario in Europa, soprattutto se si vuole finanziare innovazioni, che in questo momento l'Europa sembra essere tagliata fuori. Ovviamente per quanto riguarda l'impatto di queste politiche dipenderà molto soprattutto sulle tariffe, se l'amministrazione Trump seguirà un approccio più multilaterale come ha fatto l'amministrazione Biden, un approccio più bilaterale di deals tra gli Stati Uniti e i paesi individuali. Per qual caso l'Italia potrebbe beneficiare di un approccio più bilaterale rispetto ad altri paesi europei. Alla fine tutto ciò per dire che comunque ovviamente, soprattutto per quanto riguarda le politiche strutturali, è importante implementarle. Ci sono ovviamente rischi che possono derivare all'Europa da queste misure che ho appena descritto, ma ci sono anche opportunità se riforme strutturali vengono implementate. Alla vigilia del 5 di novembre, 8 dei maggiori brand di sondaggi al mondo assegnavano la vittoria alla Casa Bianca a Kamala Harris, vicepresidente democratica, bocciando, sul filo di lana ma bocciandolo, l'ex presidente repubblicano Donald Trump. I sondaggi, come sappiamo adesso, hanno sbagliato, ma chi ci aveva preso invece è Polymarket. Polymarket è una piattaforma di scommesse cripto, in criptovalute, monete digitali, che governa le scommesse un po' su tutti gli avvenimenti delle vicende umane, ma che nei giorni della campagna elettorale americana si è proprio concentrata sulla corsa Harris-Trump, favorendo Trump. Molti si sono detti, beh certo, perché su Polymarket i grandi amici miliardari di Trump, di cui vi abbiamo parlato nelle puntate precedenti di Riottoso, che potete ovviamente riascoltare in piattaforma, a Peter Thiel, già di PayPal, Elon Musk, che è stato con lui in tanti comizi. Bene, ma chi in queste ore in cui vi sto parlando, in cui state ascoltando Riottoso, si appresta a incassare 50 milioni di dollari, poco meno di 50 milioni di euro per le scommesse fatte su Donald Trump, è un sconosciuto e misterioso scommettitore che si chiama alla francese Theo. Theo è stato rintracciato dai cronisti del Wall Street Journal, il giornale finanziario americano, e che gli hanno chiesto proprio come mai lui abbia potuto prevedere che Trump potesse vincere. Theo dice: io non c'ho nessuna agenda politica, non ho nessun manifesto politico, volevo soltanto guadagnare dei soldi e quindi sono intervenuto. C'è chi è convinto davvero di questo, c'è chi è convinto che sia un grande lobbista favorevole a Trump, ma cerchiamo di capire qui su Riottoso perché uno scommettitore sconosciuto su una piattaforma ancora sconosciuta a tanti come Polymarket ha battuto i grandi sondaggisti. Perché Theo è convinto che ci sia un teorema, il teorema dell'elettore timido di Trump. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, a giudizio di Theo, gli elettori di Trump non amano, tranne quelli entusiasti che vanno ai suoi comizi, che si mettono il cappelluccio Make America Great Again rosso, ma la maggior parte dei suoi elettori non vuole davvero confessare di votare Trump, e quindi quando arrivano i sondaggisti dicono no, grazie. Allora Theo ha usato un metodo diverso, ha detto bisogna chiedere non a chi vive
vive in una casa, cosa voti, perché allora lui non ti risponderà. Bisogna chiedere al suo vicino di casa, secondo te lui che cosa vota? E lui ti risponderà. E quindi gli scommettitori clandestini hanno visto che la Harris, quando non si chiedeva direttamente al cittadino per chi voti tu, ma si chiedeva nei sondaggi, nelle rilevazioni statistiche al suo vicino di casa, secondo te perché e per chi vota Joe Smith al numero 25 di Main Street? Allora quello diceva, guarda che non vota affatto per Harris, dice di votare per Harris, ma invece vota per Trump. Questo nostro avere imparato a dribblare, ad aggirare perfino i sondaggi è ovviamente un fenomeno dell'epoca social, che è beato lui, lo sconosciuto Teo su Polymarket ha fatto fruttare adesso in 50 milioni sonanti di dollari, ma che ci insegna questa storia? La politica non è più solo quello che vediamo sull'arena rissosa dei social media, ma è soprattutto quello che sta sotto l'iceberg dei social media, cioè quello che la gente non dice, non posta, si tiene dentro e la cui rabbia, la cui animosità, il cui livore, il cui rancore, la cui disperazione, la cui rabbia può poi esplodere in un modo straordinario, inaspettato, come è successo nelle elezioni americane. Ma la vera morale della saga Teo, Polymarket, scommesse digitali, mercato delle scommesse sulle valute cripto che batte tutti i più grandi e storici istituti del sondaggio internazionale, non è che stiamo andando verso l'epoca digitale. Questo lo sappiamo, sappiamo che quest'epoca digitale governata sarà governata degli algoritmi dell'intelligenza artificiale. Quello che questa storia ci insegna, quello che Teo ci insegna, è che la democrazia rischia di trasformarsi in una matrice, in un matrix digitale, in cui pochi grandi centri, le piattaforme, e pochi grandi protagonisti, gli oligarchi, potranno coordinare e guidare online i nostri comportamenti, le nostre reazioni, i nostri pareri, le nostre stesse opinioni e perfino la fede politica dall'alto di strutture che noi non vediamo e dall'alto di percorsi, algoritmi e network che non hanno nessuna trasparenza e che noi non controlliamo. La domenica prima del voto del 5 novembre, il sito della rivista Foreign Affairs, che è la pubblicazione dello storico Council on Foreign Relations, il più importante think tank mondiale sulla politica estera, ne faccio parte da tanto tempo ed è davvero un luogo di riflessione molto acuta sul nostro tempo. Bene, il sito di Foreign Affairs ha ripubblicato un lontano articolo dello storico Arthur Schlesinger del 1997 e Schlesinger, che era stato consigliere di Kennedy, sia John che Bob, e che è stato uno dei grandi decani del XX secolo, ha un titolo assai presago, si chiede: può la democrazia sopravvivere nel XXI secolo? E alla vigilia del nostro tempo, 27 anni fa, Schlesinger si chiede: ma all'epoca del web, all'epoca dei computer, all'epoca di internet, potranno le fedi politiche continuare come prima? Oppure invece il web stimolerà un nazionalismo cieco, sordo, che potrebbe essere, malgrado tutto, l'ideologia del XXI secolo? Sono rimasto impressionato rileggendolo quasi un quarto di secolo dopo, perché Schlesinger ha indovinato. Il mondo digitale rischia di tornare al mondo del XIX secolo, del XVIII secolo, un mondo di nazionalismi che si scontra. Come sempre, un grande rumore di fondo sulla disinformazione viene dalla Cina, Pechino, viene dalla Russia, Mosca, è invece un fenomeno indigeno degli Stati Uniti e che effetto davvero ha avuto sulla corsa alla Casa Bianca? Ce ne parla Federica Urso del Data Lab Lewis. Stati Uniti, Georgia, in pieno giorno e durante le elezioni scatta un allarme bomba che costringe la chiusura temporanea di alcuni seggi. Il segretario di Stato, Brad Raffensperger, afferma che la minaccia sembra provenire dalla Russia. L'FBI è già coinvolta e mentre cresce la preoccupazione tra gli elettori, incerti se recarsi alle urne, il segretario di Stato rassicura:
nonostante le minacce, votare è sicuro. Fino a che punto le interferenze straniere stanno cercando di influenzare il voto in America? Dal 2016 le operazioni di disinformazione russa si sono moltiplicate fino a superare il 70% rispetto al passato. La Russia ha una lunga storia di active measure, misure attive, ovvero strategie di disinformazione e manipolazione per destabilizzare democrazie straniere e seminare divisioni. Un approccio che risale almeno all'epoca della Guerra Fredda, quando i servizi di intelligence sovietici diffusero informazioni false per influenzare l'opinione pubblica negli Stati Uniti e in altri paesi d'Occidente. Ma ci sono anche altri paesi che hanno iniziato a utilizzare tattiche simili per influenzare gli elettori americani. Ad esempio attraverso le troll farms, gruppi che si concentrano su contenuti virali. Mentre i criminali cibernetici possono essere isolati o piccoli gruppi, le troll farms sono molto più ampie e a volte sostenute da stati. Come spamouflage, un termine che combina la parola spam e camouflage e si riferisce alla disinformazione che si traveste da informazione credibile e che sembra provenire da fonti legittime come ad esempio un'agenzia stampa o da figure autorevoli. Una tattica di ingegneria sociale pensata per manipolare la tua opinione o almeno per spingerti a prendere una posizione. Report di intelligence associano spamouflage al governo cinese. Lo scopo è creare reti false di utenti sui social media, progettate in questo caso per imitare gli americani e per destabilizzare il dibattito politico. Ma la Cina ha adottato un approccio più cauto rispetto alla Russia. Secondo gli analisti di intelligence, Pechino non vede vantaggi nel sostenere Kamala Harris o Donald Trump. Gli sforzi di disinformazione cinese si concentrano su Taiwan. Oltre alle interferenze straniere, ci sono anche quelle domestiche. Il 27 settembre il Dipartimento della Difesa americana ha emesso una direttiva stabilendo delle politiche sulle attività di intelligence. Di lì a breve si sono diffuse false informazioni che la direttiva autorizzasse l'uso delle forze letali contro gli americani. Queste fake hanno guadagnato in breve tempo oltre 7 milioni di visualizzazioni attraverso post su X che incoraggiavano gli utenti a fare scorta di munizioni, armi, cibo, medicinali e altri beni di prima necessità in previsione di disordini civili. Ad alimentare questo clima di tensione ci sono figure chiave nella polarizzazione del dibattito online. Tra questi Alex Jones, conduttore radiofonico americano, star del movimento complottista QAnon, e ovviamente Elon Musk, che ha scatenato una tempesta su X con false affermazioni e deepfake sulle elezioni che hanno superato i 2 miliardi di visualizzazioni. Se i sondaggi non hanno visto arrivare, come si dice adesso in Italia, Donald Trump, e lo ha visto arrivare invece la piattaforma di scommesse cripto Polymarket, e i giornalisti non hanno visto arrivare Donald Trump, si sono concentrati, ci siamo concentrati in un modo forse eccessivamente morboso sulla questione del mancato endorsement da parte del Wall Street Journal per la vicepresidente Kamala Harris, dopo che i manager di Jeff Bezos, il patron di Amazon che è anche editore del Washington Post, avevano incontrato Donald Trump, ed è possibile che Donald Trump gli abbia sussurrato, o almeno è immaginabile che Donald Trump gli abbia sussurrato: ragazzi, se vogliate l'endorsement la Harris e io poi vengo eletto, non mi chiedete favori per le agenzie dello spazio di Bezos, non mi chiedete favori per Amazon, la grande piattaforma di commercio online di Bezos, perché non ve ne faccio. E allora ci siamo fermati. E allora questo nuovo modo di comunicare di Trump, tra la pressione sotto banco alle grandi piattaforme, esercitata ovviamente soprattutto tramite X, l'ex Twitter, si accompagna però alla capacità che ha avuto Trump e che ha avuto Elon Musk di generare negli Stati Uniti quello che la columnist Megan Garber chiama una trollogarchia. Una trollogarchia. Trollogarchia è un termine, un neologismo meraviglioso che devo dire mi dispiace, rimpiango di non avere coniato io stesso, perché cosa vuol dire? Vuol dire il governo dei troll. Chi sono i troll? I troll sono gli utenti malevoli, maligni, dispettosi, impertinenti, irriverenti, insolenti, che ciascuno di noi vede ogni giorno su Instagram, su Facebook, su Twitter, su TikTok, quelli che costantemente alzano la palla, quelli che costantemente fanno le battutacce, e quelli che costantemente cercano la rissa. E Musk e Trump hanno
saputo comunicare da troll, hanno saputo imporre una trollogarchia, cioè imporre la comunicazione politica da troll a spallate, in un modo che i giornalisti inamidati, educati nel XX secolo, quorum ego ovviamente, non hanno saputo identificare, ma soprattutto i giovani maschi mobilitati dai compagni di strada di Musk e di Trump, come Joe Rogan per esempio, comunicano a spallate, comunicano a bravate, comunicano per reel di TikTok in cui Trump che simula un sesso orale con un microfono per farlo alzare, Trump che si muove ballando in silenzio mentre attorno a lui gli altoparlanti lanciano YMCA, tutta questa gestualità troll stucca l'establishment, ma tra i la popolazione, tra la base e soprattutto tra i giovani maschi under 30, ha assicurato al presidente una base vincente in un suo modo, come già aveva fatto Berlusconi a suo tempo, ricordate quando chiamò Obama abbronzato o quando se la prese con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Bene, questo modo di bypassare, di oltrepassare la comunicazione ufficiale e di collegarsi direttamente alla pancia degli elettori grazie anche ai social media, adesso non solo alla TV, ha funzionato molto per Donald Trump. Ci resta infine da capire perché ha perso Kamala Harris. Ha perso perché il presidente Joe Biden si è ritirato troppo tardi, doveva ritirarsi a gennaio e fare una stagione di primarie in primavera, inverno-primavera come tradizione, e che avrebbero probabilmente non eletto e non nominato Kamala Harris a Chicago per essere la campionessa dei democratici. Ha perso perché la sua campagna è stata sì capace, anche con i grandi endorsement delle artiste, pensate a Taylor Swift, e di entusiasmare i propri militanti, ma non ha persuaso gli elettori che il disagio sociale che avvertivano così acuto potesse venire curato dal Partito Democratico. Nella storia americana il partito di un presidente così impopolare come Joe Biden non ha mai riportato il proprio candidato alla Casa Bianca, e la regola è stata confermata anche quest'anno nel 2024. Perché Joe Biden sia così e sia stato così impopolare si potrebbe dibattere per ore. È stato il presidente dopo Lyndon Johnson dal 63 al 68 e Franklin Delano Roosevelt dal 32 al 45 del secolo scorso ad avere più investito in crescita, lavoro, tecnologie, infrastrutture, ma combattendo l'inflazione, provando ad abbassare i prezzi delle medicine. Però questo suo sforzo non è stato apprezzato, o almeno non è stato apprezzato abbastanza dai cittadini, che vedono un avvenire economico infelice, che vedono il proprio status sociale ed economico decrescere. C'è un sondaggio molto importante dell'Istituto Pew, di cui in Italia non si è parlato. Qui a Riottoso ci piace sempre darvi notizie che in Italia non vengono discusse, su cui in Italia non si ragiona. Bene, questo sondaggio dice che oggi il vero sogno americano non è arricchirsi e crescere nella scala sociale, ma non perdere potere d'acquisto, non perdere status. Milioni, decine di milioni di cittadini che hanno votato in grande massa per Donald Trump sono terrorizzati che i loro figli avranno un tenore di vita peggiore di quello dei nonni, che quindi non ci sia un progresso ma ci sia un regresso. Questo perché i posti di lavoro perduti per la globalizzazione, questo perché i posti di lavoro perduti perché l'industria si è trasferita all'estero, nei paesi in cui la produzione costa meno, ha seminato paura, e quindi la ricetta economica di Trump, protezionismo, dazi, che di cui vi abbiamo parlato nei vari interventi dei nostri amici e delle nostre amiche, ha avuto un grande
successo. Adesso, come già accadde dopo gli 8 anni di George Bush figlio, il Partito Democratico è atteso un grande esame di coscienza. Allora l'esame di coscienza portò alla scoperta di Barack Obama all'amministrazione del 2008 e del 2012 di Barack Obama. Adesso vedremo. C'è chi, come il senatore socialista del Vermont, l'anziano senatore socialista del Vermont Bernie Sanders, rieletto per la quarta volta al Senato, è persuaso che il partito debba svoltare a sinistra, debbano esserci ricette economiche progressiste perché torni a essere il Partito Democratico il partito della classe operaia arrabbiata e non sia più il Partito Repubblicano di Donald Trump il campione della classe operaia arrabbiata. E c'è chi dice che invece questa svolta a sinistra porterebbe solo nuove sconfitte. Vedremo che tipo di dibattito faranno i democratici dopo la rotta di Kamala Harris e vedremo come questa riflessione politica influenzerà la nostra sinistra in Europa e in Italia. Alec Ross è stato uno dei principali consiglieri del presidente Barack Obama nelle sue campagne vincenti del 2008 e del 2012. Ha lavorato al Dipartimento di Stato con la segretaria di Stato Hillary Clinton e quando Hillary Clinton è scesa in campo contro Donald Trump nella sfortunata campagna del 2016, Alec è stato al suo fianco in quei giorni e quindi un interlocutore privilegiato per spiegarci davvero che cosa è successo in questa campagna elettorale. Oggi Alec Ross insegna alla Business School, un edificio stupendo sulle colline di Bologna, ed ecco nel suo nuovo italiano che cosa pensa del 5 novembre. Non mi sorprende che Trump abbia vinto, ma mi sorprende di quanto sia stata ampia la sua vittoria. Non è stata solo una cosiddetta onda repubblicana, ma uno tsunami repubblicano. E c'erano 7 stati in bilico, mentre parlo con te oggi, Gianni, sono in Arizona, uno di questi, e sembra che Trump possa vincerli tutti o quasi. E penso che sorprenderà molti quanto grande sarà il cambiamento per l'Europa. Trump vede un mondo non di alleanze e nemici, ma un mondo di controparti nelle transazioni. Ha un approccio a ciascuno il suo in ogni transazione, in cui c'è sempre un vincitore e un perdente, in un gioco a somma zero. E quindi l'Europa dovrà imparare a camminare con le proprie gambe. Trump non ha affinità per l'Europa e vede gli stati europei come beneficiari che hanno approfittato delle garanzie di sicurezza fornite dai Stati Uniti negli ultimi decenni. Stiamo già vedendo segnali di questo nei mercati, dove l'euro è già sceso dal 2% solo in queste ore, in previsione dei dazi. Le implicazioni di un secondo mandato di Trump saranno sostanzialmente maggiori rispetto a ciò che è avvenuto durante il primo mandato. Quindi ci saranno degli effetti che ci sentiamo in Italia e in tutto il mondo. Ci sono 196 paesi sovrani nel mondo e questa vittoria di Trump si sentirà in ogni 196 paesi. Che ve ne sembra dell'America? In conclusione, quasi lo vorrei chiedere a ciascuno di voi, vorrei sentire da ciascuno di voi, ci sono i social media, mandatemi le vostre risposte su Instagram, su TikTok, dove adesso siamo anche, su X, Twitter, e mi piacerebbe sapere da voi che ve ne sembra dell'America. L'America di Trump sarà un'America che guarderà meno al mondo, sarà un'America America First, come il movimento isolazionista degli anni 30. Vedremo che misure prenderà per chiudere la guerra in Ucraina. C'è chi teme che sospenda l'invio di armi al presidente Zelensky. C'è chi è persuaso che Trump non darà nessun freno a premier israeliano Netanyahu, che avete visto ha fatto fuori il suo più importante ministro proprio sapendo di avere le mani libere adesso. C'è chi dice che sfiderà l'Iran, come fece eliminando uno dei capi dell'intelligence, il generale Soleimani. Vedremo.
di certo non sarà simpatizzante troppo per la NATO, non sarà troppo simpatizzante per l'Unione Europea. Il suo ex consigliere John Bolton, un uomo così conservatore che una volta vidi il compianto ambasciatore italiano Boris Bianchieri abbandonare un dibattito pur di non ascoltare John Bolton, da quanto John Bolton attaccava gli europei. Bene, perfino John Bolton, che è una vecchia volpe conservatrice, è persuaso che Trump voglia uscire dalla NATO e voglia abbandonare la NATO. Può darsi che questa volta il presidente ricorra a più miti consigli, lo vedremo. Di certo, e la sua nuova amministrazione farà dell'America un paese più protezionista, più sovranista, più nazionalista, vediamo a che livello, e quindi risucchierà a destra, risucchierà il movimento conservatore, anche la politica italiana e anche la politica europea. La Premier Meloni ha avuto un ottimo rapporto, ricorderete i baci in fronte, con il presidente uscente Joe Biden. Adesso sarà chiamata a creare un rapporto con Donald Trump, pena vedersi strappato la corsia preferenziale per la Casa Bianca dal leader leghista Matteo Salvini o dal leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, che al tempo del governo Conte-Salvini, del governo Movimento 5 Stelle Lega, aveva creato un rapporto personale assai caloroso con Donald Trump. Di conseguenza è prevedibile, non è impossibile prevedere che la segretaria Elie Schlein, malgrado la disfatta in Liguria e davanti a una difficile elezione adesso in Umbria, sia tentata di andare a sinistra per contrasto, perché la politica ha horror vacui, no? Ha orrore del vuoto, e quindi sia spinta e pressata a sinistra dalla nuova elezione di Donald Trump. Lo vedremo, ci saranno grandi sogni, ci saranno grandi paure, ci saranno grandi speranze, ci saranno grandi delusioni. Riottoso ve le racconterà una per una. Che ve ne sembra dell'America? L'abbiamo molto 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 amata, adesso è un passaggio sicuramente di cambio epocale difficilissimo. Vedremo quale sarà la risposta alla domanda antica: che ve ne sembra dell'America nelle prossime settimane e nei prossimi mesi? Riottoso è un podcast di Gianni Riotta. In redazione Filippo Cappelli, Michelangelo Gennaro, Laura Pace, Gianmarco Passerini, Federica Urzo. Ha collaborato Simone Di Gregorio. Una produzione Luis Data Lab per Repubblica e One Podcast.